Sono stufo di incazzarmi a fare recensioni, sinceramente. Sono stufo. Vorrei trovare un bel film trash fatto bene, cioè che non mi faccia incazzare, ma mi faccia divertire, mi faccia essere felice di fare quello che faccio. E vabbè, proviamo a cercarlo. Il posto migliore dove trovarlo è dai miei furbissimi amici di Facebook. Vediamo un po'. Sharknado. Sembra sia proprio il tipo di film che sto cercando. Bene, bene, bene. Bene, quindi recensiamo questo Sharknado, sperando che sia un buon trash. Sharknado, tornado di squali, è in assoluto il film più spettacolare che abbia mai visto. Via con la recensione. Ci sono varie tipologie di film trash. Ci sono i film trash bastardi, quelli che all'inizio ti fanno credere di essere un bel film, poi ti sparano una puttanata a metà pellicola. E poi ci sono quelli che preferisco, i film trash sinceri, ossia quelli che puoi dire dall'inizio quello che saranno. E per fortuna con Sharknado ci troviamo davanti a un buon trash sincero, perché tu, guardando i primi 10, 20, facciamo 30 secondi del film, puoi già dire questo film sarà fantastico. O una merda, a seconda dei tuoi gusti. Comunque, vediamo questi secondi iniziali. Adoro quando fanno così, perché se tu sei un film trash e sai che devi fare una cosa che è impossibile, tipo per l'appunto spiegare un tornado di squali, non farlo! Fai benissimo! Non farlo! Fai partire il film così, già col tornado! Non spiegarlo! Non tentare di trovare una spiegazione astrusa per il quale un tornado passa e tira su 20.000 squali! No, non farlo! No, non avrebbe senso farlo! E difatti questo film è intelligente! Non lo fa! Non tenta di fare una spiegazione folle per la creazione di questo abominio! No! Parte semplicemente i primi 20 secondi, ti fa vedere il tornado che tira su gli squali. E a me va benissimo così. Non chiedo altro. Parti benissimo, film. Andiamo avanti. Ok, la trama di questo film è velocemente riassumibile. Arriva il tornado di squali, un gruppo di persone tenta di sopravvivere al tornado di squali. Finita più o meno. Da aggiungerci ci sarebbe il fatto che questi sopravvissuti riescono a distruggere i tornado. Non da scappare, distruggere i tornado. Vi farò vedere bene dopo come faranno. Quindi direi di andare avanti e di goderci questo splendido trash. Ma prima di continuare, due paroline sui personaggi ce le spendo molto volentieri. Quelli sono molto più interessanti. Tra i protagonisti troviamo Shepard, non quello Shepard, questo comanda solo un bar, non una nave spaziale. Il suo amico Bats, non quello di Colorado. Una barista, che ha l'unica utilità è far vedere che c'è una figa in questo film, e un vecchio che vedremo in azione utilizzando uno sgabello. Bene. Ah, vediamo anche una scena dove la barista tenta di farsi il comandante Shepard. Peccato per lei che questo comandante Shepard sia un rinnegato. Difatti le ricorda che è il suo capo e che lei deve tornare al lavoro. Generalmente, quando mi capita di vedere un film dove ci sono degli attacchi degli squali, rimango sempre un po' deluso da come li rendono. Insomma, generalmente sono sempre delle scene a caso di repertorio con lo squalo che fa i suoi cazzi, mangia le sue robe, e dall'altra parte la scena dell'attore tutto cosparso di ketchup che fa e vuole farmi credere che lo stanno mangiando. Quindi ci rimani abbastanza male, anche perché è un po' dura rendere effettivamente decentemente la scena con l'attore, lo squalo, senza fare effettivamente mangiare l'attore dallo squalo. Comunque, per fortuna, questo film riesce a ovviare a questo problema con un'idea geniale. Dice: perché mai dobbiamo combattere gli squali quando sono in acqua? Abbiamo un tornado. Facciamo piovere gli squali dal cielo. Ed è geniale, perché effettivamente questo dà luogo a delle scene di combattimento contro gli squali che nessuno si sarebbe mai aspettato, perché veramente ci sono 20.000 film di squali in commercio, ma non troverete niente come questo, niente. Vediamo qualche scena.
Anzi, per rendere la cosa più interessante, direi che possiamo anche fare una classifica sui 5 migliori attacchi. Partiamo dalla quinta posizione. Uno squalo che attacca in salto un marinaio. Solo quinta posizione perché si è già visto in moltissimi altri film. Quindi direi che possiamo passare subito alla quarta posizione, sperando che ci sia qualcosa di un po' più innovativo. Non hai letto il cartello? Vietati cani di squali in questo bar! Effettivamente, uno squalo che entra dentro in un bar e viene ucciso da una stecca da biliardo non è una cosa che si vede tutti i giorni, però sono sicuro che il film potrà stupirci ancora. Andiamo avanti. Vabbè, sì, io lo ucciderò lo squalo col fucile a pompa, non so neanche perché l'ho messo in terza posizione. Andiamo avanti. Cosa c'è di meglio di uno squalo che si arrampica a forza di morsi su una corda? Che ne dite di una motosega? Ve l'avevo detto che questo film è spettacolare, no? Cosa potete dire dopo aver visto queste 5 scene? E non è ancora finita! Vi avevo anticipato all'inizio della recensione che i protagonisti avrebbero nel corso del film trovato un modo per distruggere un tornado. Sì, trovato un modo per distruggere un tornado. So che sembra strano, però i protagonisti ce la fanno. E secondo voi come potrebbero mai distruggere un tornado? Che domanda? Con delle bombe? Il figlio del barista, che pensa te che culo è proprio un pilota di elicotteri, ruba un elicottero e parte insieme alla barista per andare a distruggere il tornado con delle bombe artigianali che sono state create così alla cazzo in culo. Riescono a distruggere senza problemi i due tornado, ma poi accade una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Non so se avete visto, ve lo faccio rivedere. Cioè, cadere nel tornado e morire spiattellata non era abbastanza. Doveva cadere direttamente in bocca a un altro squalo. Hai vinto il premio di sfigata dell'anno, ragazza. Complimenti. Bene, ragazzi, eccoci finalmente al finale. Il finale. Spero sinceramente che voi siete pronti a vedere il finale più epico che abbiate mai visto, perché è una cosa che non posso neanche commentare prima di farvela vedere, perché dovete vederla, dovete viverlo questo finale per sentire veramente la sua potenza. E io vi aiuterò a viverlo. Partiamo. È la nostra ora più buia. Dopo aver salvato suo figlio, il comandante Shepard ha un piano: utilizzare la jeep del suo amico riempita di bombe e lanciarsi lui stesso sul tornado, sacrificandosi per la razza umana. Vabbè, dai, scherzavo, non si sacrifica neanche. Preme semplicemente il pulsante del NOS e spara la sua macchina a tutta velocità contro il tornado, salvandosi all'ultimo. Ok, questa fa parte del finale, ma ho dovuto separarla dalla parte finale del film perché è troppo. Cioè, questa penso che abbia il potenziale per essere la scena più trash mai fatta. E qui lo dico e qui lo nego perché sicuramente ne troverò di peggio, ma per ora è la scena trash migliore, peggiore, ormai no. Mi confondo anche con questi aggettivi perché migliore sì, ma come fa? Vuol dire che fa più schifo delle altre, quindi è migliore? Oppure fa più schifo delle altre ed è peggiore? Che epiteto bisogna dare a queste scene? Non si bisogna dare epiteti semplicemente, bisogna semplicemente prenderle per quello che sono. E così faremo. Guardate quello che succede e prendetelo così com'è. State attenti perché è la scena più epica che abbiate mai visto nella vostra vita. So che sono lungo, ma avete la fortuna che ci sono io a prepararvi per vedere questa scena. A me non mi ha preparato nessuno, difatti ero. Quindi, via, via, non parlo più.
Via con la scena. Questa è, in assoluto, la scena più epica che sia stata mai incisa su una pellicola cinematografica. Non esiste alcun modo in cui questo film possa diventare più figo di quanto non lo sia già. Non esiste. C'è altro da aggiungere. Se siete ancora qui a guardare questo video invece di essere a cercare di ottenere una copia di questo film, sventura a voi, perché cavolo, è fantastico. Dovreste vederlo almeno quando mi capita questi rari trash belli, cioè trash che sono fatti così, perché non ve l'ho detto che Valera, la casa produttrice di questo film, ma è la nostra cara Asylum, e lei sa, ormai li fa da anni questi film, e ormai sa come confezionarli in modo che non facciano incazzare, ma che siano fantastici. Insomma, ormai lo sa anche lei che i film che fa sono questi, quindi ormai ha abbracciato il suo essere una casa produttrice trash, e difatti riesce a produrre dei film che sono belli, belli nel loro essere brutti, ma veramente belli nel loro essere brutti. Insomma, l'avete visto, è fantastico questo film. Bene, direi che possiamo lasciarci con i titoli di coda del film, che come vedrete hanno una cosa molto strana. Insomma, il problema principale di tutti i titoli di coda è che durano un'infinità di tempo, e sei costretto a leggerti tutta quella sfilza di persone di cui non te ne fotte assolutamente niente, che però giustamente hanno interesse che il loro nome sia riportato. E questo film la prende, diciamo, la via opposta. Prego, fatene ancora più veloci, così riesco a leggere ancora peggio. Bene ragazzi, approfitto come al solito dello spazio della scena bonus per parlare di tutt'altro. Ho recentemente aperto una pagina Facebook, per l'appunto su Facebook, e quindi potrete trovarmi anche lì. Vi lascerò il link qua sotto e niente, andate, iscrivetevi, moltiplicatevi, eccetera, eccetera, eccetera. Altra cosa, c'è la mia amica Giulia che si è messa recentemente a farmi delle cover per le mie recensioni, e visto che è una Brony Pegasister, non so quale termine preferisca lei, vabbè, è uguale, visto che comunque è una Brony come me, le fa a tema Pony. Cazzo, mi fare la partnership solo per poter usare questa come immagine della videorecensione. Ma sto divagando come al solito, quindi perdonatemi, e vediamoci finalmente questa benedetta scena bonus. In questa scena bonus vediamo una nuova specie di squali che personalmente non ho mai visto in vita mia. Una nuova specie che potremmo soprannominare come squalo torpedine. Vediamolo.